Wall Street ha mostrato dunque un sentiment di apertura positivo. Già i futures suggerivano un'apertura diversa, con un tono diverso rispetto a quello ereditato dalle comunicazioni di Jerome Powell in sede di conferenza stampa dell'ultima riunione della Banca Centrale Americana. Per quanto riguarda il mercato in generale, ci sono stati dunque avversione al rischio in tutti gli asset, e per quanto riguarda invece le cripto, qualche movimento discostante rispetto alla forte pesantezza di Wall Street. Allora, commentiamo insieme questi movimenti con il nostro ospite Mattia Spanghero. Bentrovato, Mattia. Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti. Grazie mille per essere con noi, Mattia. Allora, una giornata, una settimana che per Bitcoin sembra essere di tono, o quantomeno per le cripto, sembra di essere di tono un po' differente rispetto alla forte pesantezza invece che ha mostrato Wall Street nelle ultime settimane, Mattia. Sì, assolutamente. A parte il fatto di aver scontato il tuo non andare più in ferie, Vedi, diciamo che finalmente il mercato si è stabilizzato, ha si è reso capito. conto. E diciamo che manteniamo quello che è stato il leggero cambio di rotta della scorsa settimana, dove dopo l'iniziale visione short con arrivo e approdo fino all'area dei 22,5-24, quello lì era diciamo il blocco, e poi arrivato 18,5 avevo detto che iniziavo un po' a modificare il paradigma, quindi avrei posto molta meno aggressività negli short, che sono diventati quasi prevalentemente di copertura, riniziato un po' di allocazioni. Prevalentemente, come detto, metaversi, Ape, qualcosina di Ethereum, CHZ, Cilix, Algorand, Atom, come peraltro abbiamo fatto vedere anche al nostro evento di questo weekend. Su Bitcoin, invece, parlavamo spesso del discorso ambientale, e visto che non eravamo, insomma, i soli a parlarne, era un dibattito abbastanza acceso, soprattutto tra istituzionali, hedge fund, investor di un certo tipo. Hanno creato un ETF, diciamo carbon neutral, natural gas, Insomma, all need compliant. un Bitcoin green ci danno, ci dà insomma il mercato cripto. C'è questo strumento che potrà dare sicuramente maggiori possibilità a soggetti istituzionali per questo settore. E chiaramente capire un attimo se c'è la manona di BlackRock dietro, oppure se qualcuno ci ha visto lungo e sta magari assecondando quella che può essere anche un approdo verso energie quasi totalmente rinnovabili, cosa che è assolutamente fattibile per Bitcoin, non è una chimera. Sempre più il concetto di ok, come diversifichiamo? E pe perde qualsiasi cosa in linea generale di trend, dove possiamo un po' diversificare. Poi, molto importante anche, avevamo analizzato l'ultima volta il discorso di quanto effettivamente della supply stia muovendo attualmente i prezzi di mercato. Abbiamo visto che era poco. Perciò, di fronte a movimenti fatti effettivamente con poco a livello sostanziale, dove da padrone fa la speculazione, la copertura, gli strumenti derivati, la liquidità ovviamente diminuita, si poteva creare uno shock, un piccolo shock di liquidità, nel senso che quelli lì sono, se li continuano a vendere o li Certo. ricomprano o smettono di vendere, due sono le cose. E a tal proposito mi scuso perché l'ultima volta ero stato un po' colpito dalla notizia di Marco qualche ora prima. E ho detto, non fate online, ma volevo dire non fate all-in. E parlando dello shock di liquidità, ho invertito i fattori dicendo che in caso di mancanza di domanda, mi scuso, volevo dire questo, in caso di mancanza di offerta,
ci potrebbe essere stato un shock di liquidità che avrebbe fatto partire Scholl's Quiz. Oh Mattia, ci hai dimostrato di non essere un automa, di non essere un robot, di essere umano. Grazie, ci hai dato prova della tua umanità. Grazie, eravamo un po' Grazie a voi per preoccupati. averlo accettato. Siccome mi sono riguardato due volte, me l'avevano anche fatto notare, volevo insomma che scusarmi. Grazie per le tue scuse. Quindi a questo punto diventa un'area dove, ripeto, non tanto Bitcoin, Sì. che sì, si può già inserire, si è già inserito in parte, però dà forza al settore in generale. Come diversificazione, se poi ci mettiamo il fatto che sui metaversi e su molte blockchain ci sviluppano aziende, ci sono progetti di un certo tipo, allora sono assolutamente confortato nel continuare a cercare di lavorare i decoupling, quindi andare a puntare su progetti che possono fare una corsa a sé, monitorare Bitcoin come base, senza dimenticare che in giornate con dati o forti impatti sul mercato tradizionale, spesso Bitcoin segue e viene dietro. Certo. Nei momenti in cui non ci sono questi spunti, sicuramente non forzare o andare a mettere posizioni o strategie che non hanno molto a che vedere magari con il lungo e su un range di breve possono essere anche distanti dai punti high and low del range, e quindi di solito in no trade area si contribuisce solo ad aumentare il reddito degli exchange, ma non il nostro. È Perciò chiaro, diciamo che è mantengo chiaro. assolutamente la linea della scorsa settimana. Molto bene, Mattia. Insomma, un'importante analisi, no? Che stiamo seguendo passo passo perché chiaramente ci fa capire che non è tutto così come viene venduto, no? E le cripto vanno un attimo analizzate e prese con quella giusta freddezza, quella giusta analisi che permetta dunque di non fare errori che possono costare cari. Non è un gioco, questo lo ricordiamo sempre ogni volta e credo sia ancora più importante ricordarlo adesso che sembra magari, sai, in qualche modo una sorta di ancora di salvezza, no? Una diversificazione. Poi l'oro ci ha abbandonati, ci ha detto ciao ciao e chi non ci guarda più in faccia, l'oro quindi è alla ricerca di una diversificazione, di un bene rifugio, si può incorrere nell'errore di non valutare bene i propri movimenti. Quindi grazie mille per riportarci a anche un esperto come te deve valutare passo passo con estrema cautela quello che succede sul mercato, quindi è Sì. importantissimo. Rafforzo, ma ogni esperto, ma ogni persona che approcci questo mercato deve avere l'onestà intellettuale di avere molta duttilità mentale e essere pronto a cambiare idea anche tante volte nel giro di poco, tornare sui suoi passi senza mettere mai di mezzo l'ego o personalismi o qualsiasi altra cosa che non sia attinenza con gli obiettivi e i numeri. Certo. Bene, molto chiaro. Senti Mattia, altre notizie dal mondo delle cripto? C'è qualche news che ci vuoi riportare? Sì, diciamo di questo derivato che darà la possibilità di entrare in Bitcoin con il rispetto ai criteri green, sicuramente importante. Poi, se vogliamo, vabbè, per par condicio, la cito, la Lagarde si è pronunciata dicendo insomma che le cripto non è contentissima che le cripto minino quella che è la stabilità del sistema bancario, che ne diventino un'alternativa netta, perché comunque le banche devono continuare a fare il loro, e perciò continua ad aprirsi la strada alle CBDC, e vabbè, no, nulla di nuovo, la riferisco per dover di cronaca, ma non mi stupisco, ecco, non mi aspetto che dalla Groenlandia mi dicano ho caldo, mandateci i phon, perciò da lei non mi aspetto che
se parli bene di ciò che la può minare, ecco. Certo, assolutamente. Quindi un commento, quello che, di Christine Lagarde, che va insomma a confermare quella che è la visione che già conosciamo di ovviamente forte avversione a uno strumento che chiaramente decentralizza, lo dice il nome stesso, banca centrale, laddove c'è decentralizzazione ovviamente non c'è un occhio subito di sguardo all'apertura, anzi alla chiusura. E per quanto riguarda, Mattia, altre notizie legate al metaverso? C'è qualche news? Avevamo parlato delle metaconduttrici, non so se c'è qualcun altro che si annovera tra la lista dei nuovi meta correnti. No, ancora che io sappia, ancora no, però continuano. Mi sembra, ma penso che ci fosse l'altra Giulia, Sì. Snoop Dogg ed Eminem avevano aperto a Los Angeles un ristorante, tutto basato sui loro NFT, dove avrebbero dato la possibilità, insomma, di canzoni, foto, varie cose, sia virtuale sul metaverso, ovviamente, sia reale. Quindi oltre ad essere già abbastanza nei metaversi, stanno investendo anche loro in proprio strutture, lotti, diciamo, in immobiliare, in meta immobiliare, a livello di artisti. Ecco, questa è una conferma di una notizia che era già di qualche settimana fa. Per il resto, Va credo bene, che si allora andrà avanti in questa direzione. andremo a mangiarci un hamburger e un NFT. Molto, molto presto andremo a fare anche questa esperienza, Mattia.